primo progetto è un progetto relativo alla digitalizzazione del processo penale telematico e attraverso i fondi del PONGOC si è proceduto a sostanzialmente unire dell'infrastruttura necessaria 140 uffici giudiziari italiani, per esattezza 140 procure della Repubblica, delle infrastrutture necessarie a gestire gli archivi digitali per le intercettazioni. Si tratta di un intervento estremamente significativo perché è un intervento non solo diretto a garantire una più organica conservazione di questi documenti che sono fondamentali, ma anche garantire elevati standard di sicurezza. Il secondo progetto su cui stiamo lavorando è un progetto finalizzato a informatizzare integralmente il processo civile presso gli uffici del giudice di pace. Un progetto questo anche estremamente significativo perché è diretto a rendere integralmente informatica una parte del pur significativa del processo che fino ad oggi non lo era, a differenza di quanto già accade in tutti i tribunali italiani e nelle corti d'appello, dove il processo civile telematico è una realtà obbligatoria. All'esito di questo progetto, ciò che oggi è possibile fare in tribunale sarà possibile fare anche presso il giudice di pace, quindi dal deposito telematico degli atti alla gestione e acquisizione degli articoli, al flusso integrale dei documenti telematici, alle notificazioni e comunicazioni telematiche presso gli uffici del giudice di pace. Il terzo progetto è un progetto con cui il Ministero della Giustizia intende promuovere l'apertura su tutto il territorio nazionale in collaborazione con le regioni, quindi con gli enti territoriali e con i comuni, di uffici di prossimità. Gli uffici di prossimità sono uffici all'interno dei quali i cittadini si possono rivolgere per ricevere informazioni relativamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione o in generale procedimenti in cui il cittadino sta in giudizio senza l'aiuto di un avvocato, compiere atti, depositare atti telematici, ricevere atti e documenti da parte degli uffici giudiziari e complessivamente rientrare nel contesto dell'informazione e della gestione relativa a temi che sono a metà tra la giurisdizione in senso pieno, quindi il contenzioso, e l'amministrazione in senso tecnico. Il vantaggio per i cittadini è innegabile per il semplice fatto che attraverso la digitalizzazione contiamo di avere, come già è avvenuto ad esempio nell'ambito del processo civile telematico, nell'ambito civile, un processo più veloce e efficiente, un processo che sia monitorabile e soprattutto dotare di strumenti moderni ed efficienti e fortemente delocalizzabili un'infrastruttura come quella della giustizia, che quindi non necessariamente più deve passare attraverso l'accesso al tribunale, ma anche attraverso l'esposizione di una serie di servizi verso i cittadini, con un concetto di rapporto tra cittadini e territorio molto forte che passa attraverso strumenti necessariamente che sono di innovazione tecnologica, perché prima di tutto condivisione di informazioni e utilizzo delle infrastrutture per creare comunicazione tra